Oggetto di questo studio è il rapporto fra voce e corpo nelle interazioni verbali e in particolare nella lettura ad alta voce, che è una forma speciale di comunicazione interpersonale fondata su una relazione intersoggettiva. Il tema purtroppo non è stato mai affrontato in maniera sistematica, facendo cioè tesoro delle più moderne teorie linguistiche, della linguistica pragmatica e delle più recenti evidenze in campo neuroscientifico. L'ipotesi di partenza è che nel rapporto tra lettore e ascoltatore si attivano gli stessi meccanismi che vediamo all'opera nella quotidiana interazione linguistica. La lettura ad alta voce è capace di promuovere una migliore degustazione e comprensione del testo, sia nel lettore che nell'ascoltatore, soprattutto nelle sue componenti emotive e nelle sfumature di significato che sempre innervano i testi letterari. La voce, d'altra parte, al di là di quello che dice, è un potentissimo motore di significati che vanno a definire e a rafforzare il significato letterale degli enunciati. Obiettivo dichiarato del libro è quello di allertare l'attenzione del lettore ad alta voce, quale può essere un insegnante in classe, sui parametri della voce, cioè volume, intonazione, timbro, velocità, perché attraverso questi parametri passano le sfumature di senso e non raramente il significato tout court degli enunciati. Si tratta di riscoprire all'interno del testo stesso quelle tracce di oralità che l'autore ha inteso preservare con mille accorgimenti per veicolare emozioni e stati d'animo. Si tratta inoltre di distinguere l'attività di lettura ad alta voce da altre forme di espressione verbale come la declamazione o la recita attoriale. Ricordiamoci che in linea di principio un testo letterario non si recita né si declama, semplicemente si legge. Leggere ad alta voce comporta certo un maggiore dispendio di tempo rispetto alla lettura silenziosa, ma non dobbiamo dimenticare che il tempo impiegato dalla voce ad articolare i singoli fonemi di un enunciato non è tempo perduto, ma occasione per aderire emotivamente e fisicamente al testo. Leggere bene ad alta voce in classe consentirebbe ad esempio all'insegnante di aderire meglio al testo e riconciliare gli studenti col suo autore, chiudendo quel cerchio empatico fra autore, lettore e ascoltatore, a patto che però il lettore, piuttosto che ritagliarsi un pezzo di palcoscenico per le sue esibizioni, sia disponibile a prestare la propria voce e il proprio corpo all'autore, senza sovraccaricare il testo di tensioni e significati che nel testo non ci sono.